Ben ritrovati alla nostra rubrica. Oggi vi propongo una ricetta semplice, però abbastanza gustosa e abbastanza diversa. Faremo una panna cotta con dello yogurt e della lavanda. La panna cotta è un dolce di origine piemontese, per cui useremo anche una tecnica un po' diversa dal solito, per cui avremo bisogno di panna fresca liquida, dello yogurt fresco, dei fiori di lavanda secchi, dello zucchero, della panna montata e della gelatina in fogli con la di pesce. Prima di tutto bisogna fare un'operazione, inserire la lavanda nella panna liquida fredda e lasciarla in infusione in frigorifero per 3 ore. Andremo a lasciare questa panna in frigo per 3 ore, dopodiché andremo a bollirla. Inseriremo lo zucchero all'interno della panna e porteremo il tutto ad ebollizione. Nel frattempo prenderemo la nostra colla di pesce e la metteremo a bagno ad ammorbidire. Appena la nostra panna arriva ad ebollizione, andremo a incorporare la nostra colla di pesce ammorbidita e strizzata. Mescoleremo il tutto e lasceremo per 5 minuti in infusione ancora i fiori di lavanda, coprendo la pentola con della pellicola. Dopo aver lasciato per 5 minuti in infusione ancora i fiori di lavanda, andremo a filtrare il tutto. E lasceremo raffreddare la nostra panna fino a 40 gradi. Una volta che abbiamo raffreddato la nostra panna a 40 gradi, andremo a incorporare prima lo yogurt e poi pian piano la panna montata. Aggiungendo alla nostra panna cotta della panna montata otteniamo un prodotto un po' più vellutato. Di solito la panna cotta è abbastanza budinosa, per cui invece con questo sistema otteniamo un dolce molto vellutato e più cremoso. L'unica attenzione è che la panna sia realmente a 40 gradi, 40-35 gradi e non sia calda, se no smonderebbe la panna montata. Ora non ci resta che versarla
in uno stampo oppure in stampini di diverse misure. Dopodiché va posta a raffreddare, a solidificare in frigorifero per 4 ore prima di sformarla. Allora, dopo trascorse le 4 ore in frigorifero, dovremo sformare la nostra panna cotta inserendo lo stampo in dell'acqua fredda, lasciandolo per qualche secondo. A questo punto non ci resta, se vogliamo, che guarnirla con... io preferisco un abbinamento particolare, che sono dei mirtilli. Mettiamo anche un po' di ribes per dare colore. E una spolverata leggera di fiori di lavanda. È un dolce molto semplice, però particolare e buono. Un altro consiglio è che se noi vogliamo conservare la nostra panna cotta per un po' di tempo, invece di farla rapprendere in frigo, potremo metterla in congelatore e quando dovremo sformarla, passarla dal congelatore in frigo, farla ammorbidire e sformarla.